Ciao di Cucci, ben ritrovati dal vostro Underlink91, finalmente sulle battaglie online su Yo-Kai Watch 2. Non ci ho dovuto pensare più di tanto a decidere se fare video sulle battaglie online oppure no. Stamattina mi sono svegliato e dopo aver fatto colazione ovviamente ho pensato: ma se facessi qualche lotta online su Yo-Kai Watch 2? Tanto faccio schifo, quindi so già che perderò. Quindi ho deciso, vabbè, facciamo le lotte online. E queste sono le prime tre lotte. E il risultato è alquanto inaspettato. Certo, essendo le prime tre lotte non è che mi aspettassi diversamente, però è stato bello. Diciamo che è andata abbastanza bene, ok? Vediamo un po'. Allora, eccoci qua, siamo Yo-Kai principiante Andrea. Il principiante sarebbe il rango, punti 20-0 infatti la prima lotta contro Juliette. Punti vinti 37, anche lei principiante. Insomma, diciamo che iniziamo con l'avversario più forte che posso permettermi. Il mio team comunque sia ha due Yo-Kai standard, tanto adesso li vedete quali sono, eccoli. Ovviamente Shogunian Onblu. Poi potevo portare solo due ranghi S e due ranghi A. Ho scelto Darknian perché Darknian è Batman, quindi per forza ci deve stare in un team perché Batman è il mio supereroe preferito. Abbiamo Lucenio perché Lucenio rango A e non avevo altri ranghi A, diciamo, come dire, alla portata di lotte online, cioè, diciamo così, diciamo per non dire altri termini. Ho l'Inguermiera perché secondo me l'Inguermiera è la best waifu per quanto riguarda tutto Yo-Kai Watch, e Termaiale perché Termaiale fa i grandi culi e poi mi ci voleva un rango B. Non volevo portare veramente un rango C, ma ho preferito portare Termaiale rango B. E a dire il vero, a posto di Linguermiera, a parte gli scherzi, a parte le battute, e vabbè, a parte tutto quanto, volevo portare Zia Cora. Però siccome Shogunian e Onblu sono già due Yo-Kai rango S, e già vedete che il mio avversario fa pena perché ha portato Velenombra e Zia Cora. Zia Cora ok, ma Velenombra come rango S e lo porti? Qualcosa non quadra. Sinceramente, Velenombra non è un rango S, lo preferirei rango A, che già è pure troppo rango A, e a portarlo in lotta online, insomma, non è proprio la scelta migliore. Quindi volevo dire, preferirei Zia Cora sull'Inguermiera, ma avendo già Shogunian e Onblu, insomma, ho preferito portarmi l'Inguermiera, che poi comunque sia il rango B, non è niente male, poi, come curatore. Inoltre, se viene incantata e mi purifica un alleato, dipende poi anche dall'incantatura, perché se invece di purificarlo me lo attacca, so cazzi. Però se me lo purifica, se mi cura un alleato, si purifica da sola. Ho già due Energy Max pronti, vado con Onblu, dovrei farli fuori tutti e due, o almeno Negasus. Non sono sicuro per Dragonian, no. Ah, almeno Negasus. E niente, rimane pochi punti salute e via anche Dragonian. Direi che è andata troppo bene. Quindi il mio avversario era super scarso. Ma se il mio avversario era super scarso, c'era ancora qualcuno che era più scarso di lei, spero, perché Juliette. C'era ancora qualcuno più scarso di lei, barra lui, non si sa. Andiamo nel dubbio. E quindi, wow, c'è qualcuno molto più scarso di me a Yo-Kai Watch? Bene, però devo ammettere che ho visto diverse lotte online anche da alcuni youtuber. Uno che vedo che fa lotte online è Frake, sarà abbastanza conosciuto nella community di Yo-Kai Watch e YouTube in generale, YouTube Italia in generale, è molto conosciuto, anche se ha pochi iscritti, ma credetemi, le views sono molto superiori al numero di iscritti che dovrebbe avere molti più iscritti Frake. E ho visto che lui ha oltre 500 punti l'ultima volta che ho visto una live, e insomma, gli avversari che aveva di fronte erano piuttosto forti. Quindi, il fatto è che io ho avversari penosi. E questo qua era già un pochino più decente di Juliette. Scusami Juliette, ma fai cagare. Mi dispiace, ma proprio la lotta è stata pessima. Ti ho fatto un 6-0 assurdo. Quindi, allora, la mia preoccupazione più grande era Cristina. Me lo ricordavo con un nome diverso questo Yo-Kai, ma a quanto pare si chiamano Cristina, Eduardo e Maestro. Va bene, forse. Oh, wait. Allora, Furio non mi preoccupava più di tanto perché
Oddio, Furio nel 10% dei casi attacca gli amici, attacca gli alleati. Non so se nelle lotte online funziona lo stesso, ma dovrebbe funzionare uguale. Che poi l'abilità dei miei yokai è anche uno dei motivi per cui ho preferito portare Lucenio e non Leo Forte. Ora vi dico anche questo, perché Lucenio ha un'abilità che aumenta l'attacco dell'alleato, mentre Leo Forte ha abilità Leo Fermo, che sta fermo uno o due turni. Quindi ho preferito non portarmelo. Ora, io non ho pinnato per niente Furio, perché dico, ha la possibilità di attaccare un alleato? Che lo facesse, cavolo. Quindi è inutile che pinno su di lui. Pinno sarebbe lo spillo. Pinno su di lui e spreco così, insomma, la possibilità di eliminare yokai. Ecco, qua mi sono cagato in mano. Qua mi sono davvero cagato in mano quando ho visto Goku. A quanto pare non ha l'aspetto di una scimmia. Passa all'aereo. È perfetto, facciamo un po' di rumore, tanto perché non guasta mai. E ho mandato giù Furio abbastanza velocemente. Anche l'Inguermiera è andata giù, ma è l'unico yokai che mi va giù in questa battaglia. Abbiamo Aranyan. Cioè, ha lasciato solo due yokai col nome loro, Overnian e Aranyan. E qui ho failato malissimo l'Energy Max del maiale. Proprio, cioè, non so come ho fatto a mancarlo per due volte di fila il segno. Mi è scivolato il pennino. Il pennino mi è scivolato. Purtroppo non ci posso fare niente. Doppia kill, vediamo un po'. No, neanche una dei due. Vabbè, lo gioco comunque sia. È chiaro che sto narrando dopo aver registrato, perché non potevo narrare in quel momento, dato l'enorme caldo che fa in questi giorni. Poi io abito in una cittadina portuale. Il problema è che non è che c'è il mare, quindi fa caldo. Il problema è l'umidità. C'è il 70% di umidità. E voi non avete idea del caldo che fa in questi giorni. E per registrare con una qualità decente, intanto ho vinto 5-0, devo tenere la finestra chiusa, e questa quando chiude ermeticamente, ma non fa passare neanche una mosca di rumore, e la porta chiusa, perché io avendo la camera nell'appartamento dove abita nonna, non ce l'ho sotto. Io in teoria abiterei sotto, ma l'appartamento sopra è dove sta la mia camera. E quindi, avendo nonna in cucina, non posso, cioè, insomma, lei lavora, cucina, fa le cose sue, no? Non posso tenere la porta aperta, perché primo sentirebbe me parlare, e secondo registrerei tutti quanti i rumori che fa lei. Quindi devo anche tenere la porta chiusa. Adesso non fa proprio tutto quanto sto caldo, perché ha rinfrescato questi giorni ringraziando il Signore, però, insomma, a maggio ha fatto un acquazzone devastante, quindi, insomma, preferirei che ci fosse a luglio un'acquazzone devastante, ma cose a parte. Terza ed ultima lotta per oggi. Mi sono scontrato con... Non ho letto il nome, vabbè, chi se ne frega, tanto non importa il nome, perché lo rectiamo di brutto anche questo. Vi faccio un piccolo spoiler, anticipazione. L'unica cosa che mi ha veramente preoccupato è stato Gilgador. Infatti pinno subito su di lui, ma poi ho visto che hanno fatto ingenti danni a Vela Nera. E dico, vabbè, puntiamo su Vela Nera, facciamo secco Vela Nera. Intanto Gilgador fa avanti così, quindi non combina assolutamente nulla. Homeblue l'ho voluto purificare, e questo non so cosa cacchiarola è successo. Ho voluto purificare Homeblue perché Homeblue incantato non combina nulla con la sua grandissima forza, perché essendo uno yokai potente, insomma, è meglio se purificato. Qui ho pinnato su Gilgador, ho deciso, mandiamo giù Gilgador, è la scelta migliore. Overnian, chi se ne frega di Overnian, è debole. Allora, ve l'ho detto, Overnian l'ho messo in squadra perché Batman è il mio supereroe preferito. Lui è chiaramente ispirato a Batman e quindi mi piace un casino a prescindere, ok? Poi vabbè, ho detto, ma vuoi vedere che questo non cambia yokai? Come l'ho detto, lui ha cambiato yokai. E ho puntato subito su Ziacora, ma guarda, a Wondernian! Non me lo sarei mai aspettato. Io ho Machonian, bitch. Sì, ho Machonian, ma l'ho solo registrato, L'ho solo registrato, quindi non chiedetemi scambi. Va bene? Perché non scambio? Il motivo è perché sto registrando a mezzanotte. Eh sì, ragazzi, perché la mattina fa troppo caldo per registrare. Va bene? Inoltre,
non accetto nessun tipo di richiesta al momento. Gli scambi, piano piano sto cercando di aggiustare un po' di cose, quindi qua 6-0 proprio l'ho distrutto. Sto cercando di aggiustare un po' di cose, gli scambi tornerò a farli, ok? Pubblicherò un video, Yokaiwatch insomma continuerà ad andare ancora per un po' con le battaglie online, quindi per favore aspettate, state calme. Ad ogni modo, queste prime tre lotte le ho vinte, settimana prossima, sempre di domenica o sabato, penso più che altro sabato o domenica, ci sarà doppio video, se ho voglia. E comunque sia, Yokaiwatch verrà una volta a settimana, ora questa è una cosa fissa, per almeno una decina di settimane vorrei riuscire a portarle le lotte online di Yokaiwatch, casuali, ovviamente sempre casuali, però ovviamente è Spiritossi contro Polpanime, io su Spiritossi ho scelto Spiritossi, su Polpanime ho scelto Polpanime, però gioco con Spiritossi perché Polpanime l'ho scelto più che altro per portare più contenuti di Yokaiwatch e riuscire a fare un 100%, anche se poi mentre stavo registravo editando un video ho failato di brutto cancellando il file e svuotando il cestino come un coglione, perché per vari motivi, ma non vi so spiegare tutto quanto, cerchiamo di concludere il video. Volevo fare un 100% ma poi ho detto vabbè, lasciamo perdere, non c'ho voglia, non riesco per vari motivi, lasciamo perdere. A questo punto io direi che il video può concludersi qui. Spero vi sia piaciuto e vi possano interessare le lotte online su Yokaiwatch 2 che porterò o sabato o domenica. Ad ogni modo, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Facebook e Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!